costi poi a questa situazione. Ma credo che alla fine sia stata una formula utilizzata dal Presidente dell'Assemblea, immagino sono convinto in assoluta buona fede, che dicendo che di fatto si posticipava l'intero ordine del giorno dava l'impressione che oggi non si sarebbe deciso nulla, non si sarebbe votato nulla, non si sarebbe concluso nulla. Così non è. Le dimissioni di Renzi sono state annunciate come irrevocabili, tali sono, se ne è preso atto. La relazione di Martina, ripeto, ha detto delle cose molto nette su alcune questioni di fondo. Noi siamo per votare la relazione di Martina e aprire una nuova fase. Sarebbe stato importante in questa fase, proprio nel momento in cui...